è cominciato male, loro da subito hanno messo la posizione con la battuta. Siamo riusciti a tenere questa e con un primo set che si è concluso con questo, con la differenza nella battuta. Abbiamo avuto una partenza proprio non alla pari, siamo stati indietro tutto il set e da lì è cominciato, si è girata una partita difficile. Il secondo set abbiamo cominciato proprio viceversa, molto più aggressivi, e abbiamo cambiato, poi però è stato tornato nel terzo set per loro, comunque tante possibilità nel 4 set, abbiamo sprecato un po' di più noi. Ecco, una partita che poteva comunque girare anche dall'altra parte. Voi però avete trovato poco del servizio, appena due ace con 14 errori, e anche l'attacco di palla alta nel quarto set ha avuto grandissime difficoltà. Abbiamo avuto difficoltà nei diversi momenti della partita, in tutti i fondamentali, che questo è una cosa che non è molto positiva, e ecco, dobbiamo metterci a lavorare per sistemare questi tagli. Sembrate un po' stanchi. Trento sconfitta 3-1 a Cuneo, Rafa, è un punteggio che vi penalizza forse troppo, perché la partita, a parte il primo set, è stata molto equilibrata. Vero, bella partita, come sempre quando giochiamo contro Bull, sono tre punti che certo che ci pesano nella classifica, però la strada è lunga, abbiamo tanto da giocare, tante partite importanti. Cerchiamo di dimenticare subito, imparare con i nostri errori per fare meglio la prossima partita. Oggi cosa non ha funzionato? No, secondo me, non che non ha funzionato, secondo me loro sono stati più bravi, più aggressivi, diciamo, in battuta soprattutto, a metterci in difficoltà dal primo punto, e quindi così diventa un po' più difficile, hanno dei volatori forti, giocatori forti, quindi hanno battuto molto bene, questa secondo me è stata la differenza. Si è chiuso un mese di gennaio non troppo positivo per la Trentino Volley, forse un calo era anche comprensibile dopo aver giocato più di tre mesi a tutta birra. Sì, è difficile, però è così, lo sport è così, la vita è così, noi dobbiamo imparare con questi errori per crescere ancora di più, e è quello che cerchiamo di fare.